Parliamo del Belu. Come si scrive? Belu. Belu. Che cos'è? È la trippa del tonno, praticamente. La trippa del tonno. Sì. Che viene conservata adesso sotto vuoto. Prima si conservava appesa alle finestre dei negozi. Era un triangolo arricciato, secco, e tutti lo compravano e se lo cucinavano a casa. Maleodorante. Maleodorante al massimo, nelle case, se tu c'era un velo, entravi e scappavi. Perché era un odore, subito. Te ne accorgevi subito che aveva un odore. Invece adesso, per evitare il velo e l'odore di sicurezza alimentare. Le normative adesso, nuove. Sottovuoto con tanto di data annuale, più di un anno non dura, perché loro dicono così. E quindi bisogna andare con la norma. Quanto è grande il belu di un è sul di chilo, un tonno? 2 chili, dipende dal tonno. Dipende dal tonno. Giustamente, cioè, sono belletti così piccoli e ci sono belu. Questo qui era un belu così. Io lo prendo sempre grosso perché è più spesso. E lo mettono sotto vuoto adesso in tonnara? Sì, no. Salis, che è quello che per tutta che la fa Sardegna, lavorazioni. Che fa le lavorazioni, lo mette sotto vuoto, lo prende dalla tonnara e fresco, vivo, insanguinato, lo mette sotto vuoto. Quindi voi non andate mai in tonnara a comprare, quando comprate il tonno in tonnara non c'è il belu dentro, è già tutto no. Senza interiora? Ti dà solo la testa, la spina e la coda, tutto l'altro lo prendono loro. E anche addirittura un alettone mi hanno rubato. Bene, come si cucina il belu? Dunque, il belu si fa prima... si lava bene con abbondante acqua, perché è molto insanguinato, devi strizzarlo proprio così, è una cosa lunga che lo strizzi, lo strizzi, va via tutto il sangue. Dopodiché lo metti a bollire, acqua tiepida, lo metti a bollire. E cuoce, per bollire ci vuole, diciamo, più o meno un'ora e mezza, non di meno, perché è duretto. E poi lo devi lasciare a bagno in quell'acqua, a ciò che nell'acqua calda finisce quella nervatura, perché è tutto nervi. Poi lo togli da lì, lo metti in un tagliere e le togli tutte le pellicole che ha nella pancia, okay. Perché alla parte liscia è questa e è tutta righette. Invece la parte interna sono tutte pelli, pelli che io le taglio tutte, le tolgo tutto, lo creo pulito, senza altre cose. Questo qui viene tagliato a fettine, a striscette, come se fosse, non so, quando si taglia il pane, ecco, come si tagliano queste cose qui, la carne, la teppa, quindi taglia tutte queste cose qui. Allora metto un tegame, che anche se è un pezzettino così, devi mettere un tegame così, perché come giunta ci vanno tante cipolle, tanti pomodori, tante patate. E la quantità praticamente deve essere in proporzione. Io prendo una ciotola del genere e ne faccio una di pomodori, una di cipolla e una di patate, me le metto davanti intanto che lui soffrigge, perché soffrigge con la cipolla e l'olio, soffrigge, e dopo la soffrittura si fa bagnato col vino. Si bagna col vino, si bagna col cognac, che toglie un po' il pesciume, col cognac e il vino, un po' di aglio. E poi si continua, lui mola un po' di sugo e si comincia. Cipolla, pomodoro e le patate poi per ultimo, perché hanno una cottura diversa. Cipolla e pomodoro finché praticamente si siedono sul sugo. E allora ricominci di nuovo. Cipolla, pomodoro finché... Sono cotture lunghe. Ho cominciato stamattina, erano le 9. Ho finito a 1 quasi. È ancora caldo senza averlo scaldato, perché ha fatto tutto questo gioco di... Vittorio, hai parlato del belu fresco, il belu secco invece come procede? Beh, il belu secco che non lo trovi più, perché non è più a norma, il belu secco devi metterlo a bagno dalla sera prima. Allora si faceva così, si metteva a bagno dal giorno prima, quando al mattino ti alzavi, tiravi fuori questo coso, lo strizzavi e lo mettevi a bollire come questo qui, e cucinato come questo qui, solo che era molto più forte. Ecco. E aveva sia odore che carne, che tutto aveva un odore potente, proprio potente, ma brutto, non? Sì, mentre sì. Adesso è gradevole. Era anche amarognolo. Sì, amarognolo, perché aveva tutti, si stringevano tutti i componenti, si concentravano. Grazie. Prego, prego.